vissuto su, cioè, su rifiuti di ogni genere. Ho vissuto tutto. Comunque arrivano questi magici camion che non si sa cosa tutti, no? Dei liquidi. Nelle terre. Qua invece c'è un signore che ha, mi ricordo, il tumore all'occhio, in ogni famiglia c'è almeno una persona col tumore. Pensano solo ai soldi, a come fare i soldi, a come fare i soldi in modo sporco. Il fatto delle ecoballe, facciamo le ecoballe, cose che non c'è, cioè, con bastoni non sono mai andate in porto. Dove è questa immondizia? Dove l'hanno messa? Non siamo tutelati, se mi ammalo io. Voglio andarmene via da qua. Due giorni i vigili del fuoco non riuscivano a spegnere questo incendio. Questo è durato per circa un mese, perché non hanno messo un poco la situazione sotto controllo. Sotto controllo, non c'è mai stato sotto controllo. Queste scorie, questi residui sono tossici. Basta pensare a quello che c'era qui al momento dell'incendio. Parliamo di antiparassitari, insetticidi, pesticidi, anticrittogramici. Una parte, secondo noi, è ancora completamente presente qua sotto al cumulo. Questo cumulo addirittura potrebbe essere a contatto con il suolo, quindi con infiltrazioni nel sottosuolo e quindi anche con le acque di falda. Ah, e poi ci sono le case intorno a questo sito. Ci sono stati vari casi di morte per tumori, per leucemia, nella strada qui confinante con il sito. Questo è quello che si potrebbe definire una messa in sicurezza, una messa in sicurezza d'emergenza. La croce è simbolica però. Via 11 settembre, mai cosa più appropriata. Quella parte che vedi piana dal muro, vedi? Fino a questa parete qui, quelli sono tutti rifiuti tossici, che per una gran parte sono inzuppati in falda. Pozzi in quella direzione, i pozzi in quella direzione, hanno detto i tecnici che sono alimentati da questa falda acquifera. La falda scarica a sinistra verso Cicciano, a destra verso Polpica e dietro scarica sotto la collina. Alle spalle di questa collina ci stanno i pozzi di captazione dell'acqua potabile per il comune di Napoli. Là c'era un cancello dove chi entrava pagava e veniva scaricato. Quindi chiunque aveva dei rifiuti tossici sul mezzo arrivava qua, pagava e veniva scaricato. Così funzionava. Queste sono zone agricole. Queste terre vivono di coltivazioni. Sereno, lui si è addormentato e poi non si è più svegliato.